casi di tumore colorettale in realtà non sono in aumento, anzi sono in decremento nelle persone più anziane di 50 anni, grazie allo screening che viene fatto per il cancro colorettale, appunto. Invece sono in aumento, sono descritti come in aumento, quei tumori prima dei 50 anni, quindi io credo che sia importante portare a conoscenza di questa problematica per fare proprio una conoscenza alla popolazione e ai medici di questo emergente problema. Uno dei primi sintomi è la presenza di sangue nelle feci, ma un giovane di 20 anni che nota sangue nelle feci può anche sottovalutarlo, così come il clinico può sottovalutarlo, perché si tende a pensare che a 20 anni non può che essere una patologia emorroidaria pauci sintomatica, ad esempio, invece può anche essere un cancro colorettale. Sicuramente il primo strumento per una diagnosi precoce è proprio il medico di famiglia che non appena viene informato dal paziente della presenza di sangue nelle feci, indichi al paziente come opportuna l'esecuzione della colonscopia. Nessun altro esame se non la colonscopia, e questo appunto è entrato nelle linee guida internazionali che abbiamo scritto. Il congresso che si svolgerà a Milano l'1 e il 2 settembre, grazie a Fondazione Menarini, e sono estremamente grata a Fondazione Menarini perché ci ha dato la possibilità effettivamente di portare a termine lo scopo più importante di queste linee guida, ed è portarle alla conoscenza dei fruitori. I fruitori sono i medici, sono tutti gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti. Quindi il primo scopo del simposio, in cui la faculty sarà proprio composta da tutte le persone che hanno scritto queste linee guida, il primo scopo sarà quello di portare a conoscenza i processi diagnostici e terapeutici per la miglior pratica clinica di questa patologia. Abbiamo però anche un secondo scopo, ed è quello di iniziare a costruire dei gruppi di ricerca su questa patologia, perché in realtà non è chiaro perché ci sia questo aumento di cancro colorettale giovanile. È un aumento allarmante, è un aumento che inquieta sicuramente, perché colpisce proprio quelle persone che assolutamente non dovrebbero ammalare di questa patologia, ma questo è quanto. Ed c'è la necessità cogente di trovare il motivo per migliorare questo trend. Pertanto saranno presentati diversi progetti di ricerca per studiare la fisiopatologia e la diagnosi precoce di questo tumore.